prorogata fino al 6 aprile, compreso la chiusura delle scuole in Abruzzo. In questo lasso di tempo gli studenti continueranno a fare lezione a distanza, con la sola eccezione dei nidi dell'infanzia che saranno regolarmente in funzione, salvo ordinanze dei sindaci emesse sulla base delle criticità locali. E questa è la decisione presa dalla Regione a seguito del lungo confronto con il Comitato Tecnico Scientifico. L'obiettivo è quello di evitare di affrettare i tempi per ritrovarsi nel giro di pochi giorni a dover sospendere ancora una volta le lezioni in presenza. È una riunione durata diverse ore con l'unità di crisi in cui abbiamo analizzato tutti i dati scientifici, i quali seppur incominciano ad avere qualche effetto positivo grazie alle misure che abbiamo adottato le scorse settimane, non sono tali da permettere una riapertura immediata, quindi anche sul loro consiglio, appunto, dei tecnici abbiamo deciso di chiudere la scuola, quantomeno di prorogare l'ordinanza di chiusura fino al 6, con riapertura il 7 aprile. Quindi elementari, medie e superiori resteranno in didattica a distanza, mentre procede la vaccinazione del personale scolastico. La campagna di vaccinazione sta andando molto bene, anche gli ultimi dati. Dagli ultimi dati risulta che la Regione Abruzzo è una delle regioni che vaccina di più, sopra la media nazionale. Metà settimana prossima finiamo la vaccinazione di tutto il personale scolastico. Logicamente i primi effetti si vedono dopo alcuni giorni, anche questo è un motivo, appunto, perché abbiamo prorogato la chiusura. E quindi questo è sicuramente un riscontro positivo, perché si sta lavorando in maniera seria, un lavoro difficile, ma si sta portando avanti con un lavoro di equipe. Ma in base a quanto ci dicono, già dopo la prima dose hanno i primi effetti positivi. Certo, non si ha un'immunità totale, però comunque una forma di tutela, e quindi sicuramente è già una riapertura in sicurezza, sperando soprattutto che l'indice dei contagi possa diminuire, che poi è la cosa che ha creato più problemi, perché appunto questa variante inglese, soprattutto nelle province di Pescara e Chieti e da ultimo anche sulla nostra costa teramana, sta appunto creando ripercussioni negative, quindi bisogna agire con prudenza.